Uno dei problemi che abbiamo quando andiamo ad interpolare è la stima degli errori. Beh, questo qua, ogni procedura statistica che noi attuiamo. Qui abbiamo 7 punti che servono per interpolare il nostro kriging, quindi per determinare la nostra. Supponiamo che. Come possiamo fare per determinare l'errore? Beh, la ricetta è molto semplice, si chiama lasciane uno fuori. E in che cosa consiste? Beh, per esempio possiamo separare questi 7 punti. E fare il kriging di questi 7 punti. Allora facciamo il kriging, troviamo lambda 1, lambda n, questi. E poi con il kriging andiamo a predire l'unico punto che manca, il numero 1. Quindi estrapoliamo al numero 1. Eccetera. Questo numero 1, tra l'altro, è un po' sfortunato perché è un numero, è un valore che si trova all'esterno. A questo punto calcoliamo il valore di z in 1 meno il valore di z negli altri punti n sommato su tutti gli i che va da u, i da in questo caso 2 ad n, facciamo il quadrato e andiamo a calcolare l'errore totale oppure l'errore medio delta diviso n-1. Ripetiamo poi l'operazione per tutti gli altri punti, cioè scarteremo una volta il 7, una volta il 6, una volta il 5, una volta il 4 e poi così via, e per tutti andremo a calcolare l'errore. Ci ritroviamo quindi con una mappa di errori, o meglio 7 punti di errori che potremmo rappresentare per esempio così, con dei puntini più o meno grandi che indicano come varia nello spazio il nostro errore. Di nuovo qui abbiamo una indicazione puntuale dell'errore nello spazio. Potremmo riapplicare di nuovo il kriging per ottenere gli errori in tutti i punti dello spazio, quindi anche qui, qui, qui.